Ciao, sono Marco Borrello, creatore ed amministratore di Playwheelie Tutto Gonfiabili, la prima azienda italiana nella progettazione e produzione di aree gioco per bambini al coperto. Quando si parla di locali per bambini, uno dei punti da affrontare dal punto di vista della gestione è sicuramente la presenza ed appunto la relativa gestione degli animatori. Sul discorso dell'animazione si potrebbe aprire un capitolo infinito e chi mi conosce sa bene che io, anche se un bel po' di anni fa, vengo proprio dal mondo dell'animazione e a quel mondo devo assolutamente tutto, ma non per questo non posso non essere lucido e obiettivo nel fare certe valutazioni. Partiamo da un concetto fondamentale: l'animazione non è un prodotto, ma un servizio, ed in quanto servizio per sua natura non può mai essere perfettamente uguale a se stesso. Perché ti dico questo? Perché gli animatori, categoria di cui sono follemente innamorato, non sono tutti uguali. A parità di bambini, di giochi, di locale e di altro, non avranno lo stesso risultato e soprattutto per il 99% dei casi non sono e non possono essere dei professionisti del settore. Mi riferisco ovviamente agli animatori per feste per bambini e non a quelli dei villaggi turistici, anche se per buona parte di loro il discorso non cambia. Non sono dei professionisti, ma sono ragazzi che lo fanno per una piccola parte della loro vita. Con questo cosa voglio dirti? Che non puoi, salvo rare eccezioni, puntare l'attività del tuo locale tutta sull'animazione. Fatta eccezione, ovviamente, se non ti occupi tu personalmente della cosa, ma per esperienza, anche se decidessi di farlo, ti posso garantire che non è una cosa proiettabile sul lungo termine. Sempre più spesso si sente parlare delle figure dei controller, ovvero ragazzi e ragazze con caratteristiche pressoché identiche a quelle degli animatori, ma che non per forza devono avere grandissime esperienze di giochi, balli, teatri di burattini e cose simili. Il loro compito fondamentale sarà quello di gestire in modo accorto il flusso dei bambini della sala. È ovvio che anche il controller deve avere delle caratteristiche imprescindibili, come una faccia pulita, un bel modo di approcciarsi ai bambini, una propensione per i contatti sociali, però l'esperienza dal punto di vista proprio della festa non sarà fondamentale. Tutto questo ti darà la possibilità di meccanizzare determinate attività senza però far calare il livello qualitativo della festa. So che questa riflessione mi porterà qualche critica, ma è un dato di fatto che la figura dell'animatore per bambini è una figura di passaggio all'interno del locale e non c'è errore più grande che legare il proprio locale ad una figura che per sua natura è sicuramente di passaggio. Il tuo locale deve essere pensato in modo scalabile e replicabile, e quindi significa che domani mattina tu potrai pensare di aprire un secondo, un terzo ed un quarto locale con caratteristiche e servizi pressoché identici, senza dover clonare la figura dei tuoi migliori animatori. L'animazione è un momento fantastico della vita di molti ragazzi, ma è appunto un momento, mentre il tuo locale è una cosa pensata per durare nel tempo, è un'azienda, e deve durare al di là di chi ci lavora. Spero che questo video possa tornarti utile. Ti saluto e ti ricordo che se sei alla ricerca di altri contenuti sul mondo del divertimento, puoi continuare a seguirmi e a seguirci su tutti i nostri canali social e sul nostro blog. Ciao e alla prossima!